bellissima. Sì. E oggi è un giorno ancora più bello perché oggi premiamo, quindi abbiamo superato il festival, quindi per noi è veramente un giorno di vera gioia. Sì. Allora, abbiamo fatto la conferenza stampa un po' di tempo fa e effettivamente questo disordine organizzato alla fine ha contagiato un po' tutti. I numeri sono stati importanti quest'anno, abbiamo avuto veramente il vostro affetto, la partecipazione del pubblico. E poi se volete ci diremo anche qualche numero in più, ma la cosa più bella è stata sentire l'abbraccio delle persone, la partecipazione dei ragazzi, la partecipazione degli insegnanti e soprattutto delle tante delegazioni che sono venute da noi, che hanno incontrato la giuria, che hanno incontrato i ragazzi e che hanno avuto la pazienza di stare con loro, di raccontarsi e di alla fine decretare anche un po' il successo di questa manifestazione. Sono state tantissime le masterclass, sono state partecipatissime le proiezioni dei restauri, motivo per cui noi crediamo che la città abbia fatto bene ad aprire e ad allargare il suo campo, diciamo, di ricerca, e il motivo per cui probabilmente il pubblico ha partecipato e ha riempito le sale è stato proprio questo, cioè l'idea di trovare un cinema per tutti, non più solo per i ragazzi, ma un cinema che raccontasse i ragazzi. Allora, siamo, sì. Abbiamo, e allora, soprattutto, perdonatemi, so che in sala c'è anche la Fondazione Cinema per Roma, c'era Laura Di Licolli, quindi io la voglio ringraziare. Francesca, ringraziamo anche la Fondazione che in questi 15 anni ha lavorato e ha collaborato con noi ininterrottamente. Allora, io volevo iniziare con due premi speciali. Il primo premio io volevo chiamare accanto a me Carlo Verdone, davvero. Allora ringrazio Carlo perché è davvero la terza volta che viene ad Alice, ma stavolta è particolarmente significativa. Carlo, grazie ancora. Carlo, davvero grazie per essere stato con noi. Grazie ancora. Grazie. Allora Carlo, noi siamo qua per dare un premio a cui teniamo tantissimo. Due parole davvero su Pietro Coccia, che era il fotografo del festival, il fotografo del cinema. Allora, Pietro Coccia è stato un grande fotografo, è stato un grande amico di tutti i cineasti, di tutti gli artisti del cinema, è stato una grande persona, molto generosa, perché poi scattava gli altri e poi la sera stessa deve mandare fotografie, diceva, magari da una settimana e poi pubblicare. Però intanto sono decenni che mi ha mandato fotografie, quindi ho un archivio meraviglioso grazie a Pietro. Era un uomo buono, un uomo veramente buono, affettuoso, bravo, e quindi sono contento di dare un premio intitolato a Pietro Coccia a un giovane che ripercorrerà le sue orme. Sì, noi abbiamo fatto una borsa di studio in realtà più che un premio, perché vogliamo che ci sia un po' lo spirito di Pietro che sia insieme a noi, quindi abbiamo selezionato un ragazzo. Quindi chiedo a Tullio Trotta di venire sul palco, Tullio avrà una borsa di studio, è stato con noi tutti questi 10 giorni, è stato veramente in gamba. E Tullio, di due parole su questa esperienza, poi vincerai comunque la borsa di studio che ti permetterà di proseguire, di comprare materiali fotografici, dici l'esperienza. Diciamo, è stata una bellissima esperienza, 10 giorni qua, è stata davvero dura, però perché comunque è molto frenetica, però davvero bella, una fantastica esperienza. Ho stato un po' sotto, cioè sono dovuto organizzare veloce, però veramente bellissimo, grazie a voi. E allora ti avremo l'anno prossimo al festival, grazie a Carlo, grazie a Tullio. La faccia furba, questo che si sente pure nel privato. grazie con davvero. Con l'obiettivo si mette dietro le frasche. Grazie mille, grazie Carlo, grazie Tullio. Grazie a voi, bello vedere una sala piena di giovani, perché abbiamo bisogno di un ricambio generazionale e quindi mettetecela tutta perché vi piace il cinema. Tu hai fatto degli incontri super pieni, quindi sei stato tanto generoso e il pubblico ti ha riconosciuto, insomma. No, sono io che devo ringraziare il pubblico che mi ha sostenuto per tanto tempo. Grazie a voi. Grazie Carlo, grazie mille, grazie. Allora noi proseguiamo con il premio Insta Stories Cinemotore. Io devo ringraziare Cinemotore, non dico chi, dico ma il suo promotore, perché veramente è da anni che sta accanto a Alice nella città. E chiamo subito sul palco, per favore, Marcello Giovani. Allora Marcello,
È stato tutto molto veloce, il premio Cinemotore in realtà è un premio sulla sceneggiatura, infatti è per questo che io chiamo accanto a me Nicola Guaglianone che consegnerà il premio, non è a caso. Nicola, intanto tu già sei stato già con noi, sei stato in giuria opera prima, quindi non è una novità per te Alice. Due parole su Alice e due parole anche sull'importanza delle storie. Beh, su Alice ho fatto incontri che poi sono stati fruttuosi sia umanamente che professionalmente. Abbiamo visto poi dei film di giovani autori che non solo mi hanno sorpreso, mi hanno anche ispirato a volte, come anche questo racconto che adesso stiamo per premiare, di un giovanissimo, l'ho visto prima. E ecco qua. Eccoci qua. Allora, riceve il premio? Il premio Instant Stories. Esatto. Bang Bang. E ha scritto un racconto sugli haters, ne incontrerai tanti se farei questo lavoro, però chi se ne frega. E il mio augurio è quello di, insomma, che dovresti fare, prendi tutte le tue fragilità, le tue paure, idiosincrasie, trasformale nel superpotere, perché è la cosa più... È una cosa che ti può regalare dei personaggi veramente veri che ti possono poi regalare invece una grande carriera. Complimenti. Grazie ancora. Grazie. Un ringraziamento generale sia vicino nella città a tutti quelli che mi hanno ispirato. Coraggio. Grazie mille, bocca al lupo, forza, coraggio. Allora, adesso un premio che grazie anche alla Roma Lazio Film Commission quest'anno è dedicato a Raffaella Fioretta, il premio per Raffaella Fioretta per il cinema italiano. Allora, io vorrei chiamare accanto a me anche Luciano Sovena, non soltanto il fratello di Raffaella Fioretta, Diego Fioretta sul palco. Diego. Allora, questo premio è un premio importante per noi. Diego Fioretta è il fratello di Raffaella. Raffaella era il cerimoniale della festa del cinema, di tutta la festa. Era la signora del cinema italiano e con Gianluca quest'anno abbiamo deciso di fare due cose. La prima, abbiamo dedicato una sala a Raffaella. E la seconda, grazie alla Roma Lazio Film Commission, siamo riusciti a dedicare questo premio, abbiamo deciso che sarà il premio Raffaella Fioretta. Quindi intanto Luciano, grazie, due parole su perché avete accettato subito anche. Ma intanto perché Raffaella ha rappresentato una parte veramente della nostra vita, qui poi era un personaggio essenziale, e noi l'abbiamo seguita fino agli ultimi giorni, quindi siamo molto coinvolti anche in questo. Grazie. La cosa che invece ci ha fatto tanto ridere in questi giorni è che Raffaella aveva sempre in mano i biglietti del festival e cercava di aiutare soprattutto il cinema italiano, e quest'anno invece tutti avevano i biglietti in mano con scritto Raffaella Fioretta, e questa cosa ci divertiva tantissimo. Le persone cercavano la sala, è come cercare Raffaella, e quindi ci ha accompagnato per tutto quanto il festival. Questo volevamo, e io mi auguro che nel tempo questa cosa crescerà, perché vogliamo farla crescere, e quindi io volevo ringraziare la famiglia perché ci ha consentito di fare questo passo in avanti. Allora, intanto volevamo dire chi ha vinto il premio, l'abbiamo saputo stamattina, quindi non ha fatto a tempo a tornare, ma gliela consegneremo. Allora, ha vinto il premio Buio di Emanuela Rossi e siamo davvero contentissimi, lo consegneremo ad Emanuela. Il premio ce l'ha Diego. Diego, volevo semplicemente due parole un po' su questa mattinata. Beh, io volevo ringraziare, è la prima volta che parlo davanti a più di tre persone, sono leggermente in difficoltà. Volevo ringraziare tutti quelli che hanno conosciuto Raffaella per il suo impegno, per tutto quello che ha dato alla festa del cinema o al cinema in particolare. Volevo ringraziare chi ha fatto sì che ci sia un premio a lei dedicato, e volevo consegnare questo premio a questo giovane artista. Allora glielo consegneremo, Diego, intanto fai tu la foto per favore, ti faccio fare anche questo dopo aver parlato davanti a tre persone. Grazie. Lo consegneremo ad Emanuela, ti tolgo il microfono così fai il premio senza il microfono, che è più bello.
E grazie. Grazie ancora. Grazie davvero. Grazie Luciano, grazie dell'aiuto. E ora che ho 15 microfoni con me, entriamo nel vivo, Gianluca, della premiazione. Non me lo togliere che mi capo il blocco. Allora, nel vivo della premiazione, perché noi dobbiamo dare il premio al miglior film, il miglior film di Alice nella città. Quindi io adesso chiedo un secondo se c'è qualcuno della giuria che viene accanto a me, di modo tutta la giuria, fantastico, tutta la giuria di Alice nella città. Fatemi un grande applauso perché questa qua è stata veramente una giuria. Dieci giorni ininterrottamente, ha fatto un tour che io penso fisicamente poche persone potevano riuscire a reggere. Fatemi dire, mentre arriva la giuria, che Alice nella città quest'anno è diventata grande, è diventata adulta. L'altro ieri abbiamo iniziato a dare i parziali di Alice ed eravamo al 21% in più, oggi stiamo già al 25% in più, quindi in realtà noi non vogliamo dare i numeri, pensiamo che la cosa più importante sia il segnale che le sale di Alice si riempiono, più diventano grandi più si riempiono, mi sembra il segnale più importante al di là dei dati che Alice nella città può dare. Allora ragazzi, forza, saliamo tutti quanti sul palco senza emozione, che abbiamo molti premi da dare. Eccoci. Il famoso disordine organizzato. Però dovete, sosteniamoli un attimo, facciamogli un altro applauso che ce la possiamo fare, siamo tanti, numerosi. Eccoci. Allora, non è stato semplice quest'anno perché davvero è stata una discussione abbastanza combattuta, però alla fine siamo riusciti, Gianluca, siamo riusciti alla fine a decretare il miglior film. Ragazzi, chi di voi mi dice chi è il miglior film di Alice nella città? Tu inizi dalla motivazione. Allora, vince il premio, inizia, scusa, vedi dalla regia già. Vince il premio miglior film 2019 The Dazzle di Sara Succo. Motivazione. Per la capacità di raccontare una storia cruda e coinvolgente, attenta ai dettagli di una realtà tragica, cogliendo al tempo stesso in modo intelligente le sfumature comiche di una vita imprigionata. Un film travolgente che emoziona e fa riflettere su un contesto lasciato spesso in ombra, qui descritto dalla luce accecante di una lotta interiore verso la salvezza. Grazie, Sara è stata con noi, ha fatto un incontro toccante, è rientrata praticamente ieri, quindi non riesce ad essere con noi. E adesso però andiamo al premio successivo, che è il premio miglior regia. Il premio miglior regia è lì. Ok, chi legge ragazzi il premio miglior regia? Dai, allora qua il microfono. Vince il premio alla miglior regia La famosa invasione degli orsi in Sicilia di Lorenzo Mattoni. Allora, motivazione. Una favola senza tempo, destinata ad adulti e bambini, raccontata con efficacia, delicatezza e maturità. Una regia che eredita lo straordinario talento compositivo delle illustrazioni di Lorenzo Mattotti ed emerge lo spettatore nella magica Sicilia di Buzzati. Ritira il premio Lorenzo Mattotti! Lorenzo, siamo contenti, sono stati due giorni intensi, sei stato con noi molto e alla fine insomma... Ma sono contentissimo, cosa dire, prendere un premio da una giuria con lo sguardo fresco, senza pregiudizi, con le idee aperte e poi soprattutto un film che ho tentato di fare per loro, per questo giovane pubblico, per cui è meraviglioso, in più... Migliore regia a 65 anni. Un esordio meraviglioso. Vi ringrazio veramente tanto. Un grande pensiero, ringrazio da parte di tutta la mia equipe, tutti i miei collaboratori, perché questo film è veramente un film d'equipe. Io ho fatto solo un po' l'architetto, il controllore,
ma senza la mia grande equipe, i miei grandi collaboratori, non sarebbe possibile fare un film d'animazione. Grazie ancora. Allora, ci consegnano adesso il premio. Grazie di consegnare il premio. Così facciamo la foto. Lorenzo, grazie. Volevo ringraziare Indigo Film e volevo ringraziare anche BIM e ricordare che il film sarà presto nelle sale, quindi speriamo davvero, il 7 in sala, speriamo davvero che ci sia la possibilità di vederlo tutti, perché è una favola che va vista e rivista. È una grande scommessa, speriamo. Grazie. Grazie. E noi saremo con voi. Allora, non abbiamo finito i premi, c'è un altro premio, il premio speciale della giuria. Premio speciale della giuria. Grazie a lei. Vince il premio speciale della giuria Sun Mother di Manaz Muhammad. Eccoci, chiedi. Sì. Luce del partecipe di emozioni profonde e coinvolgenti, calate in una dimensione di denuncia culturale, sociale e politica. Un film in cui l'assenza di parole è un urlo alla libertà di espressione. E vi dire il premio la regista. Mamma. Eccoci. Ha fatto un incontro con i ragazzi straordinario. Meraviglioso, sì, davvero. Allora, vieni Ludovica, vieni accanto a noi. Allora. Do you like to say something to the jury and about your experience in Alice in the City? I'm thinking as first thanks to all. I'm thinking the best prize for me is from this young jury because I never thought my message is interesting for these people. Thank you all of you. Merci. Innanzitutto grazie mille davvero. Penso veramente che questo sia il premio più bello e importante che ho ricevuto, proprio perché mi viene consegnato da una giuria così giovane. Il mio messaggio infatti è rivolto a loro, ai più giovani che possono cambiare il mondo. Thanks, grazie, congratulations. Allora, adesso arriva un premio un po' diverso. Esatto, il premio Team Vision. Quindi la giuria, grazie mille ragazzi, può scendere. E noi dobbiamo introdurre questo premio che è stato un po' una scommessa fatta assieme a Team, vero Gianluca? Sì, questo premio per noi che nasce quest'anno e che speriamo cresca nel tempo, ha un grandissimo valore perché punta a portare verso il pubblico quel cinema che spesso non riesce a uscire nelle sale e che grazie a un partner come Team Vision siamo sicuri riuscirà a entrare nelle case di tante persone. Per cui io ci tengo tantissimo, l'abbiamo molto voluto insieme a tutti. Chiedo quindi ad Andrea Meloni di salire qui sul palco di Team Vision, così possiamo annunciare il film vincitore. Andrea, eccolo. Ben arrivato. Allora, a te il microfono. Allora, intanto, sì, due parole sulla scelta, su come abbiamo lavorato. Abbiamo scelto insieme a Team Vision e a voi di Alice nella città, creo, questo film che ci ha convinto per il suo aspetto drammatico ma anche molto sincero, questa ragazza che fa un viaggio introspettivo alla ricerca dell'elaborazione del lutto. Noi siamo privilegiati di prendere questo film e averlo poi in esclusiva su Team Vision, e proprio perché cerchiamo di avvicinare le opere prime poi al grande pubblico mainstream. Ha vinto il premio Cleo di Eva Pols. Vi ricordo che ha già vinto il premio Opera Prima My Movies, quindi un premio davvero toccante. Eva Pols è stata premiata anche dai Dardenne, quindi è stata una giornata molto emozionante e noi siamo felici da marzo-aprile di averlo su Team Vision per premiare il talento e per sottolineare che davvero si può vedere anche un altro cinema, supportarlo e farlo vedere ai ragazzi. Facciamo una foto, Andrea. Io spero che questo sia veramente l'inizio di un percorso, perché abbiamo bisogno di far arrivare questi film di qualità, e quindi grazie a voi io sono convinto che riusciremo a fare un passo in avanti. Quindi grazie ancora per averci creduto. Grazie. Allora, grazie. Adesso noi proseguiamo sul premiare il talento. Alice nella città è diventato sempre più una piattaforma di talento. Ci sono stati degli esordi di registi straordinari, ma anche degli interpreti che ci hanno molto toccato.
Allora, un premio di cui ha fatto parte anche in giuria Daniele Orazzi, Francesco Vedovati, è il premio RB Casting. Allora, il premio RB Casting è un premio a cui noi teniamo davvero moltissimo, quindi io adesso non so se c'è Daniele Orazzi che può venire. Ah, ok, c'è Francesco Vedovati. Francesco Vedovati, eccolo qua sul palco. Grazie, se prendiamo anche, se qualcuno ci porta poi anche la targa. Francesco, intanto. Buongiorno. Allora, intanto che esperienza è stata di corsa insieme, però ci siamo riusciti, insomma, una scommessa forse fatta all'ultimo minuto, ma che mi sembra abbia dato buoni frutti. Assolutamente sì, è stata un'occasione anche per noi di vedere dei film che probabilmente non avrei avuto l'occasione di vedere e di conoscere in alcuni casi, perché non tutti li conoscevo, degli attori che non conoscevo, e anche confrontandomi con gli altri giurati, cioè Angelo Barbagallo e Daniele Orazzi, la stessa cosa. Quindi per noi è stata un'occasione anche di arricchimento. E poi, secondo noi, il premio qui è importante, perché spesso nei premi ufficiali non vengono riconosciuti dei premi per i giovani talenti, ma vengono riconosciuti il miglior attore protagonista, e sono sempre attori molto conosciuti, quindi questa è un'occasione di dare un po' di visibilità anche ai giovani. E se volete leggo... Sì. Allora, noi abbiamo... Abbiamo dato prima una menzione speciale ad un'attrice che abbiamo visto in un film che ci è piaciuto molto, che si chiama L'Agnello, di Mario Piredda. E l'attrice... L'attrice si chiama Nora Stassi, non è qui presente, e la nostra breve motivazione è che abbiamo riconosciuto in lei un talento ancora acerbo, ma dal forte potenziale che ci auguriamo abbia voglia di esplorare. E ora invece passiamo al premio, appunto, RB Casting 2019. Parto con la motivazione. La sua interpretazione ha colpito la giuria per la naturalezza scenica con cui è riuscita a caratterizzare, con un segno fortemente originale e coinvolgente, il personaggio con cui si è misurata. Un adolescente con cui empatizzi per tutto il suo percorso ricco di sfumature e stati d'animo. Quindi il premio va a Beatrice Grannò per la sua interpretazione in Amanda nel film Mi chiedo quanto ti mancherà. Eccola, complimenti Beatrice. Complimenti. Amanda. Grazie mille, io sono emozionatissima, questo è il mio primo premio, tra l'altro per il mio primo film, e quindi sono molto emozionata. Poi sono fortunata perché sono qui anche con un altro film che però è in un'altra sezione, quello della Comencini, ma io questo ci tenevo particolarmente perché ho avuto fiducia fin dal primo giorno e sono molto emozionata. Grazie mille. Sei stata davvero brava. Grazie. Grazie ancora, grazie ragazzi. Eccoci, grazie. Allora, io adesso proseguiamo con un altro premio, il premio Dio Rising Stars. Non vogliamo semplicemente premiare il talento italiano giovane all'estero, ma anche viceversa, quindi è molto importante per noi questo binomio. Questo è il motivo per cui con la Dio abbiamo deciso di fare insieme questo premio. Io volevo chiamare sul palco Lana Winkler per il premio, per parlare del premio e per raccontarci un momento anche della scelta e del lavoro che è stato fatto all'estero su questi film. Hello. Non parlo italiano, so translating. First of all, thank you to my hosts for the warm welcome at the Rome Film Festival. I'm very excited to be here on today, which is my 20th anniversary as a casting director. Okay. Very special. Innanzitutto grazie mille, purtroppo non parlo italiano, per il caldissimo benvenuto che mi avete dato ad Alice nella città, alla festa del cinema di Roma. Sono veramente eccitata anche perché oggi è l'anniversario dei miei 28 anni come casting director.
So, with a performance that demonstrated range, skill, and believability, the jury felt that Anna Francesca Jaeger shows great promise as an actress, and we are very proud to present her this award. Grazie ad una performance che dimostra un'innata abilità e anche un'incredibile credibilità nell'interpretare questo personaggio, la giuria ha deciso di assegnare il proprio premio ad Anna Francesca Jaeger, grande promessa, speriamo, del cinema futuro. Thanks. Anna Francesca è l'interprete principale del film Cleo, premiato da Team Vision prima e vincitore dell'opera prima My Movies. Quindi davvero, quindi, siamo davvero contenti. Quindi è giusto così. E forse è giusto così. Ok. Thanks. Thanks a lot. Just a photo with the prize. Io adesso siamo arrivati in conclusione, però prima di lasciarvi al film, forse volevamo, sì, volevamo fare gli ultimi saluti, Ben. Thank you. Gianluca. Gli ultimi saluti sono importanti, io però volevo fare salire sul palco delle persone. Io ci tenevo davvero, scusatemi, ci tenevo davvero ad avere sul palco quelli che hanno fatto, che hanno tenuto questi 10 giorni. Io chiamo accanto a me Giulia Morello e Claudia Cannas sul palco, perché davvero quest'anno sono state le nostre colonne. E siccome gli altri si vedono ma non si vedono mai loro, e non si vede mai neanche Patrizia Freddi, io chiedo a loro tre, Patrizia, per tutte stavolta, di stare qua e rappresentarci, perché sono quelle che fanno il festival. Il festival è fatto da tante figure, abbiamo premiato i fotografi, stiamo premiando gli sceneggiatori, premiamo anche l'ospitalità, chi il festival lo fa, le delegazioni, chi sta al front office. Questa è Alice nella città, loro sono noi siamo loro. Gianluca, non so se puoi dire altro. Io volevo solo ringraziare anche le ragazze dell'ufficio scuola, insieme a, insomma, Margherita, eccola lì, la vedo. La Consu, che è stata veramente, Consuelo, che è stata una boccata d'aria. Sì, Francesca, e c'è soprattutto Francesca che ha domato. Sì. Francesca, dove sei? Francesca che ha domato i transfer, è riuscita a gestire situazioni. Dai, francigliani, che così corriamo veloce. Anche Francesca, forza. Volevo ringraziare anche l'ufficio stampa. Non so Consu, dove sei? Consuelo, salite tutti vieni, quanti una volta sul palco. Prendetevi un applauso e poi facciamo partire il film. Mi sembra giusto così. Vogliamo finire così. Io sì, voglio ringraziare tutti e tre i ragazzi dell'ufficio stampa, Federica Ceraulo, Claudio Tomassini, Iaco Pistacchia, insomma. Sì, anche il service, anche Red House, anche Francesca Verdini, anche Riccardo Brunetti, insomma siamo tanti e in tanti abbiamo fatto quest'anno qualcosa di grande, iniziato con la preapertura di Angelina Jolie, ieri Siani, e chiuderemo con la post chiusura con Casey Affleck. Chiedo anche ad Ilaria di farci un saluto, perché Ilaria sali su, perché Ilaria può salutare le scuole e ci può raccontare tutto quello che succede. Ilaria, eccomi. Ciao a tutti, grazie, mi trovo qua accanto a Fabia solo per e Gianluca. Vi voglio soprattutto ringraziare, siamo arrivati sfiniti, ma siamo arrivati e siamo arrivati anche contenti, siamo sempre di più, è una grande squadra. Io volevo ricordare anche che lo straordinario lavoro che hanno fatto tutti i ragazzi della giuria, anche grazie ad Alice Palazzi che è seduta lì in prima fila, e cercare di dire ancora una volta, come abbiamo sempre fatto, un grazie veramente a tutti i docenti che con tantissimo sforzo sono riusciti anche quest'anno ad accompagnarci in questo straordinario viaggio, che è stato maggiore, più grande, più sale, più gente, e più scuole, più divertimento anche poi alla fine. Alla fine siamo arrivati in una volata fino all'ultimo e ce l'abbiamo fatta. Sì, ce l'abbiamo fatta. Alla fine, non... Sì. L'ultima cosa da dire è che ci siamo, in realtà non ce lo siamo dimenticati, c'è un premio che è un campus che fa parte
del nostro progetto e del premio Lotus, che trasforma i ragazzi che presentano i cortometraggi avranno un'opzione per un lungometraggio. Il premio è andato a Three Sleeps, Christoph Holt è tornato a casa e quindi sarà contentissimo di averlo. Ringrazio la Lotus Film, non so, l'abbiamo incontrati ieri, non so se ci sono, se c'è Ughetta Curto, se c'è Serena Lonigro. Ringrazio tutti per il lavoro, ringraziamo voi e vi auguriamo, penso adesso, buona visione. Solo buona visione, e ci vediamo l'anno prossimo. È una promessa, grazie.